Nel mondo delle criptovalute si parla spesso di DeFi, ma non tutti sanno cosa sia e come funzioni. Oggi voglio introdurvi questo argomento, così da aiutarvi a costruire un'ottima base. Prima di iniziare, vi invito a lasciare un mi piace e di iscrivervi per supportare il canale. Ciao, io sono Alessandro e in questo nuovo video scopriremo che cosa si intende per DeFi e come sta rivoluzionando il mondo cripto. Che cos'è la DeFi? DeFi è l'abbreviazione di finanza decentralizzata, un termine generico per una varietà di applicazioni finanziarie su blockchain, orientate alla distruzione degli intermediari finanziari. È proprio la blockchain l'esempio che segue la DeFi, perché non ci sono organi che regolano le transazioni, ma solo dei codici protetti dalla crittografia e di conseguenza alla prova di attacchi hacker. Questo è importante perché i sistemi centralizzati possono limitare la velocità e la sofisticatezza delle transazioni, offrendo agli utenti un controllo meno diretto sul proprio denaro. La DeFi si distingue perché espande l'uso della blockchain, dal semplice trasferimento di cripto a casi d'uso finanziari più complessi. Bitcoin e molti altri asset decentralizzati si distinguono dai metodi di pagamento digitali legacy, come Visa e PayPal, in quanto rimuovono tutti gli intermediari dalle transazioni. Quando paghi con la carta di credito per fare un acquisto, un istituto finanziario si trova tra te e l'azienda, con il controllo sulla transazione, e ha l'autorità di interromperla o metterla in pausa, nonché di registrarla. Con la DeFi, quelle istituzioni sono tagliate fuori dal quadro. Gli acquisti diretti non sono l'unico tipo di transazione o contratto supervisionato dalle grandi aziende. Anche applicazioni finanziarie come prestiti, assicurazioni, crowdfunding, derivati, scommesse e altro sono sotto il loro controllo. Eliminare gli intermediari da tutti i tipi di transazioni è uno dei principali vantaggi della finanza decentralizzata. Dove si trovano la maggior parte delle applicazioni DeFi? La maggior parte delle applicazioni di finanza decentralizzata sono basate su Ethereum, la seconda piattaforma di criptovalute più grande al mondo, che si distingue dalla piattaforma Bitcoin in quanto è più facile da utilizzare per costruire altri tipi di applicazioni decentralizzate, oltre alle semplici transazioni. Questi casi d'uso finanziari più complessi sono stati persino evidenziati dal creatore di Ethereum, Vitalik Buterin, nel 2013 nel white paper originale di Ethereum. Questo perché la piattaforma di Ethereum per i contratti intelligenti, che esegue automaticamente le transazioni se vengono soddisfatte determinate condizioni, offre molta più flessibilità. I linguaggi di programmazione Ethereum come Solidity sono progettati specificamente per creare e distribuire tali contratti intelligenti. Ad esempio, supponiamo che un utente desideri che i suoi soldi vengano inviati ad un amico tra una settimana, ma solo se l'S&P 500 sale del 2%. Tali regole possono essere scritte in un contratto intelligente. Con i contratti intelligenti al centro, dozzine di applicazioni DeFi funzionano su Ethereum. Quali sono le applicazioni DeFi più popolari? Partiamo con i DEX, gli scambi decentralizzati che aiutano gli utenti a scambiare valute con altre valute, che si tratti di dollari statunitensi per Bitcoin o Ether per USDC. I DEX sono un tipo di scambio che collega direttamente gli utenti, in modo che possano scambiare criptovalute tra loro, senza affidarsi ad un intermediario. Poi troviamo le stablecoin, criptovalute il cui valore è legato ad un asset, come dollaro oppure oro. Se vuoi approfondirle, ti consiglio di vedere questo video. In seguito troviamo le piattaforme di peer-to-peer lending, dove possiamo prestare cripto, oppure chiedere in prestito le cripto, per poi restituire il prestito con un tasso di interesse. Ce ne sono molte altre, ma queste sono le più gettonate. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso, vi invito a lasciare un mi piace ed iscrivervi per supportare il canale. Un saluto, alla prossima!